l'ho fatto anch'io, quindi non penso. Comunque, oggi... Vai Gabri! No, vai! Allora, buonasera a tutti, benvenuti sul campo numero uno del complesso sportivo Il Noce di Noceto, un campo che noi del Parma amiamo particolarmente perché le nostre formazioni, sia femminili, soprattutto quest'anno, sia giovanili, hanno l'opportunità di giocare su questo campo in erba naturale, su quello alle spalle in sintetico. Insomma, ci sentiamo parecchio a casa nostra qui a Noceto e quindi per questa tappa di Parma Lens che appunto tocca il comune di Noceto siamo particolarmente felici e fieri di essere qua. Questo è il nostro momento istituzionale che celebra la tappa di Noceto di Parma Lens, questo progetto itinerante del Parma Calcio dei comuni della provincia. Ci sarà l'opportunità di leggere il nome di Noceto sulla maglia pre-gara in occasione della partita Parma-Sud Tirol di sabato, e questo appunto deve essere un motivo di grande orgoglio per chi rappresenta questo territorio, e quindi il comune di Noceto darà la carica al Parma Calcio prima della partita tra Parma e Sud Tirol. E ricordiamo che questo progetto è in collaborazione con Cetila, come vedete nel gazebo alle nostre spalle, appunto ha avuto questa mirabile idea assieme al nostro settore commerciale per portarci in giro per la provincia e per portare la nostra provincia, i comuni principali, nello stadio Carnini. Signor Sindaco Fabio Feci, che è anche un grande sostenitore del Parma, qui accompagnato anche dall'assessore allo sport e al bilancio, quindi mettono insieme sport e bilancio, qui noi abbiamo un direttore corporate, quindi più o meno facciamo la stessa cosa. Dicevo, eccoci qua, siamo qui e siamo felici di essere qui a Noceto. Intanto buonasera a tutti, grazie a Parma Calcio che ha fatto tappa a Noceto. Ha ricordato bene Gabriele Maio, che ringrazio, oltre a tutta la dirigenza del Parma, a tutti gli allenatori, e ringrazio perché ha anche detto che il Parma Calcio, insomma, è abbastanza di casa Noceto, nel centro sportivo Noce, e quindi noi come Noceto Favore e comuni di Noceto siamo orgogliosi di poter mettere a disposizione delle ragazze in modo particolare e dei ragazzi questo impianto. Come siamo orgogliosissimi di averlo realizzato, io sono sindaco di lungo corso, ho investito tante risorse mie fisiche e anche economiche dei nostri concittadini per realizzare questo magnifico centro sportivo, e sono contento che questi campi da calcio siano frequentati da tantissimi bambini e ragazzi, che vediamo qui la rappresentante dei bambini che salutiamo. Vi siete divertiti oggi? Sì! Ecco, bene, allora adesso questa forza, l'energia che avete nel corpo la dobbiamo trasmettere tutti al Parma, che finalmente domenica in casa torni a vincere, va bene? Perché il Parma calcio finalmente vince in trasferta e fa partire in casa, quindi da un centro del partito una grande forte, allora tutti insieme, diciamo il 3, forza Parma, 1, 2, 3, forza Parma! E schifo Juve! Avete la maglia bianca? La loro pazienza, perché è molto importante portare i ragazzi qua, perché quando i ragazzi fanno sport sicuramente crescono bene, crescono educati, imparano già a stare insieme tra di loro e diamo un grande supporto alla nostra società, e quindi questo è molto importante, che la nostra comunità cresca bene all'insegna dello sport. Quindi grazie ancora a tutti e buona serata. Grazie mille, un applauso quindi per il sindaco di lungo corso, come si è autodefinito, ma come certifica anche la realtà,
Fabio Feci. Per quanto concerne il Parmacalcio, avremo come oratore di eccezione oggi il nostro Managing Director Corporate Luca Martinez, ma la squadra del Parma non è rappresentata soltanto da lui, abbiamo anche il nostro direttore commerciale Mattia Incannella, che non vi può sfuggire perché è altissimo, quasi come Ibrahimovic, e il nostro slow Giuseppe Squarcia, e logicamente anche, come vedete adesso dal saluto del sindaco, i rappresentanti delle nostre due prime squadre. Prego ragazzi, avvicinatevi. Enrico Del Prato della prima squadra maschile e Ludovica Silvioni della prima squadra femminile. Bene, applausi per loro. Direttore, prima del momento di rito della consegna della maglia con sottoscritto Noceto, eccoci appunto a salutare Noceto stessa. Buonasera, grazie innanzitutto al sindaco e alla comunità che ha sostenuto questo centro sportivo che, come già ricordavate, ci ospita con grande piacere già da lungo tempo. Grazie anche per l'incoraggiamento per sabato, perché sicuramente ne abbiamo bisogno, questo sempre e comunque. Parmalens è un progetto che è partito quest'anno, di cui siamo molto orgogliosi, che è stato anche possibile grazie al supporto di Cesla, il nostro sponsor, e ci ha portato in giro, ormai credo sia la 20ª tappa, per tutte le comunità della provincia di Parma e della provincia di Parma, perché per noi è molto importante lavorare a stretto contatto con tutte le comunità locali, e qua l'occasione migliore di farlo con i bimbi, perché lo sport, bisogna sempre ricordarlo, in particolare anche il calcio, insegna tanto nella vita, insegna a lavorare insieme, a stare insieme, insegna a gestire bene le vittorie, insegna a gestire bene le sconfitte, che sono ancora più difficili di quello che è delle vittorie, e quindi porta tanti bei valori di cui siamo veramente contenti di esserne in un certo senso anche noi testimonianza. Quindi un grande ringraziamento a tutti e in bocca al lupo per il vostro futuro. Perfetto, grazie, un grosso applauso quindi per il nostro direttore Luca Martinez. Prima di procedere con la cerimonia ufficiale, ancora un attimo di attesa, volevo ringraziare per la presenza anche l'associazione Parma Museum, che gestisce il Museo del Parma Ernesto Ceresini. Abbiamo Michele Galli con Trignani, che rappresentano appunto il Museo del Parma Ceresini. Quando venite a vedere la partita, ad esempio per sabato Parma sul Tirol, magari fare anche un salto al museo può essere importante per rivedere le nostre vestigia. E un ringraziamento anche, oltre a tutta la struttura commerciale del Parma, Parma Academy, per l'aiuto che ci danno per le nostre tappe sul territorio. E ora l'atteso momento della consegna al sindaco di Noceto Fabio Feci della casacca pre-gara, che sarà indossata dai calciatori della Parma prima di Parma sul Tirol, appunto con la scritta Noceto sulla bandierina crociata. Le maglie sono due, le ritirano appunto il sindaco Fabio Feci, l'assessore allo sport e al bilancio Marco Barantani. Foto di rito tutti assieme. Allora, già alcuni di voi si sono prenotati precedentemente, però ricordo che abbiamo la nostra postazione attiva qua nel nostro gazebo, come piace definirlo a me, e potete prenotarvi, siete tutti quanti invitati allo stadio in occasione della partita Parma Sud Tirol di sabato. Se venite, lasciate vostro nome, cognome eccetera eccetera, potete venire a vedere la partita gratuitamente. Mentre inoltre assistiamo ora proprio alla vestizione del sindaco Fabio Feci, esatto, da giocatore provetto, si mette la maglia indossa, la maglia pre-gara. Molto bene, signor sindaco, io direi che i fotografi, il nostro operatore Franco Ricci, detto coach 6001, devono immortalare questo momento indimenticabile, e vediamo che anche l'assessore, pur essendo meno provetto del sindaco, quale calciatore, indossare appunto la casacca. Certo, questo assessore faceva gol, sindaco poco. Qua ci sono delle testimonianze, ci sono delle testimonianze. Va bene.
bene, ma io direi a questo punto, ricordo per l'ennesima volta, sotto il vivo per prenotarvi, per venire ad assistere la partita. Grazie a tutti voi per essere stati qui con noi, grazie Nocento per averci ospitato, grazie Enzo Del Prato e a Ludovica Sicchioni per essere stati qui con noi in questo momento, assieme a Mattia Cannelle, Giuseppe Squarcia, il nostro direttore Luca Martinez, e ora facciamo anche una foto tutti assieme ancora una volta, perché è bello così. Grazie a Centigare, grazie a Parmalenzo, buonasera a tutti. Vedi che va a fare un sempre con il giorno, lo faccio vedere.